della salute. Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene dopo va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Eccomi, son tutto un fremito. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremerà. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie di energia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo. E non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosci, ho le tasche piene di sassi. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti a scuola. Mi vien da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Sbocciano, i fiori sbocciano e danno tutto quel che hanno in libertà. Donano, non si interessano di ricompense tutto quello che verrà. Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo. E non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosci, un mantello fatto di stracci. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti a scuola. Mi vien da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo. Vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Rigorosamente dal vivo, Stefano Vendramini, questo papà meraviglioso e questo uomo tanto provato che però ha ancora tanta voglia di cantare, di dare e di ricordare suo figlio. Ma vi presento il nuovo ospite che è il dottor Carlo Chiopris, che è segreteria regionale Lega Ambiente Friuli. Allora, dottor Chiopris, abbiamo sentito Stefano che parlava di libellule, di sassi, di ambiente. Com'è il nostro ambiente? E lei per cosa si sta battendo e cosa sta facendo, dottor Chioptis? Dunque, stiamo come circolo regionale, stiamo cercando di portare avanti un progetto che riguarda la pineta di Lignano. La pineta di Lignano è un SIC, cioè in particolare una zona a protezione speciale che è stata istituita dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Una zona protetta. Una zona protetta a seguito di un programma dell'Unione Europea che si chiama Natura 2000. E quindi abbiamo preso spunto da quest'area che purtroppo è di proprietà privata, quindi è chiaro che esiste un contenzioso, nel senso che i proprietari intendono
utilizzare quest'area che è molto vasta, perché sono circa 120 ettari. 120 ettari, perciò enorme. Sì, è veramente grande, per realizzare un villaggio turistico. Un villaggio turistico. Ne consegue che da questa idea abbiamo, come Legambiente, abbiamo cercato di coinvolgere anche altri soggetti, in particolare la sezione Italia Nostra del Friuli Venezia Giulia e soprattutto il comitato Foce Tagliamento, che ha sede, che è di Lignano, per cercare di non solo proteggere quest'area, ma soprattutto di riuscire a dare anche una politica diversa turistica a Lignano, alla stazione balneare. E in questo senso abbiamo anche, come dire, parlato con l'amministrazione comunale, la quale si è, sì, l'abbiamo vista, ecco, ben disposta rispetto alla nostra idea, ecco, di pensare a un turismo che sia un po' diverso, che non sia solo quello dell'espansione urbana, no? Ma che sia anche quello, al contrario, di proteggere quel poco che è rimasto. E di vivere l'ambiente. Di vivere l'ambiente, certamente. Però quanto importante è avere le amministrazioni comunali vicino a voi? Perché Legambiente è un'associazione veramente importante, forte, è quella che assegna le bandiere blu dei nostri mari, è quella che va a verificare, come dice lei, le pinete, le foreste, i boschi, è proprio vicina all'ambiente. Ed avere, secondo me, l'amministratore che ti aiuta è una cosa molto importante. Allora, dottore, guardiamo Roberto Mattiussi, che è il sindaco di San Giorgio di Nogaro. Io sono andata a intervistare perché ha fatto una cosa bellissima. Ha cercato di aiutare Legambiente dandogli una sistemazione, una stanza dove loro possono riunirsi e trovarsi. Vediamo il filmato. Buongiorno, grande famiglia. Oggi siamo con un sindaco che voi non avete mai visto, penso. Col sindaco Roberto Mattiussi, che è sindaco di San Giorgio di Nogaro, Friuli. Allora, sindaco, buongiorno. Come mai è diventato sindaco? Perché lei faceva un'altra professione, primo mandato. Cos'è che l'ha avvolta in questo turbine che è anche molto, molto impegnativo? Sì, questo è vero. Prima facevo il professionista, il tecnico, quindi altro lavoro. Non mi ero mai interessato ovviamente di politica, ma sono stato coinvolto attraverso gli amici, attraverso tutte le persone ovviamente che conosco, perché sono andato in pensione, quindi ho fatto 40 anni di attività in questo paese e mi avevano chiesto di partecipare in maniera attiva, quindi mi sono dedicato, perché ormai, insomma, giustamente avevo la possibilità di chiudere e quindi iniziare questa attività, che è un'attività che è più pesante di quella di prima, e mi sono dedicato al paese. Perché io sono qui oggi? Perché questo sindaco ha dato molto spazio a Legambiente, la sta supportando, cosa non facile, come mai, sindaco? Ma credo che l'ambiente sia innanzitutto non un problema, ma una risorsa, e quindi dobbiamo cercare nel nostro piccolo, per quello che possiamo fare ogni giorno, di mantenerlo nel modo migliore possibile. E questo significa dare una mano a tutti quei volontari, a tutti quelli che lavorano per questo scopo. Questo, al di là del pubblico, di quello che sono i servizi che dobbiamo fare noi, è chiaro che il volontariato dà una grossa mano. Senza quello penso che ci sarebbero problemi ancora più grossi per le amministrazioni pubbliche. Allora, noi la ringraziamo, sindaco, l'aspettiamo a Sveglia Veneti, così avrà direttamente i cittadini che le fanno le domande, ma soprattutto io ho capito perché è diventato sindaco, perché è stato votato, perché l'ambiente interessa molto ai cittadini. Grazie, sindaco, grazie. Siamo con Francesco Mastroianni, che è operante di Lega Ambiente. Cosa vuol dire operante e perché Lega Ambiente? Perché noi vogliamo capire qualcosa di spiagge libere e cosa sta succedendo, perché sono sempre più ristrette, sempre più piccole. Cosa sta facendo lei nel Friuli Venezia Giulia per aiutare le famiglie anche con i loro animali, e questo è molto importante, nella quotidianità? Lei cosa fa? Dunque, io sono un operante di Legambiente, appartengo alla sede di Udine, Friuli Venezia Giulia, nella quale mi danno la possibilità di operare in tutto l'anno a San Giorgio di Nogaro, e nei mesi estivi abbiamo così inventato da 10 anni a sta parte una piccola spiaggia che noi l'abbiamo denominata Bow Beach, spiaggia libera gratuita per cani in località Punta Faro a Lignano Sabbiadoro, assieme all'amministrazione comunale di Lignano.
Il nostro operato comincia alla fine di aprile, per quasi il mese di maggio, nella quale bonifichiamo assieme ad altri volontari tutta la spiaggia per cominciare a operare effettivamente il 1° giugno fino al 10 settembre come quest'anno. Perciò, diciamo, le persone che hanno un animale, un cane, possono venire in questa spiaggia e cosa offrite? Allora, in questa spiaggia innanzitutto offriamo una pulizia totale sicura al 100%, nella quale sia le persone e principalmente i cani non vanno incontro, diciamo così, ad anomalie che si possono far male. Offriamo un servizio di primo intervento, perché io faccio parte anche di un volontario, diciamo così, di primo intervento soccorso. Abbiamo in possesso con noi un defibrillatore e quest'anno infelicemente abbiamo avuto 39 casi di piccoli intervento. Addirittura? Sì. Sentite che numero, 39, ecco, 39 casi di piccoli tagli. Troppo caldo, troppo sole oppure? Ecco, quest'anno in particolare è stato un anno anomalo, e alle 10.30, 11 già era impossibile che i cani potessero camminare per la spiaggia. Allora noi abbiamo segnalato con appositi cartelli che tutti i proprietari di cani, fino ad arrivare al pezzo di ombreggio della spiaggia con ombrelloni di loro personalmente portati in spiaggia, devono tenere il cane, diciamo così, sotto l'ombreggio fino ad arrivare al lembo del mare che è bagnato in Punta Faro. Allora, questi cani devono essere tenuti al guinzaglio o sono liberi? Ecco, questa è la specialità di questa spiaggia. I cani possono essere sia al guinzaglio che liberi, perché ognuno conosce i suoi propri bambini. Noi crediamo che i cani, a conti fatti e diciamo effettive realistiche, liberi tra di loro fanno già il contenzioso di chi deve comandare e tra di loro non succede niente. Si vanno addirittura a cercare per giocare uno con l'altro. Un'altra cosa molto importante di questa nostra spiaggia è, diciamo così, si è creata una piccola famiglia in 10 anni, nella quale persone non dichiarate disponibilità massime nella nostra spiaggia non pagano assolutamente nulla, hanno tutti i servizi di comfort di quelli che possono avere e, diciamo così, hanno una protezione, un sorriso di qualsiasi aiuto che possono avere, perché sia io che mia moglie Sandra ci occupiamo praticamente di 12, 13, anche 14 ore quotidianamente. Sempre più persone si appoggiano o per solitudine o perché hanno bambini a questa figura che è favolosa, che è l'animale, che è il cane. Il cane non tradisce mai, il cane è amico dell'uomo. Come vengono curati, come vengono trattati questi animali dalle persone che ce li hanno? Io ho visto una cosa incredibile, un amore pazzesco per questi animali. Anche i bambini curano bene questi cani che vengono loro affidati anche dai genitori. È così oppure si potrebbe fare qualcosa di più da parte delle famiglie? Perché si parla tanto di abbandono, ma io invece ho visto tanto amore per questi animali. Io personalmente posso assicurare, da dati visti da me, i cani sono tenuti alle volte meglio dei propri figlioli, perché il cane, infelicemente, che non parla, ma deve captare immediatamente il suo padrone cosa possa avere, cosa possa desiderare. L'amore che io ho visto e che trasmettono questi cani, volevo solo fare un appunto, ci sono delle persone che vengono in spiaggia ma non hanno assolutamente il cane, questo da parte che degli anziani, trovano un grado di positività nella nostra spiaggia che alcune entità le stanno approfondendo, perché c'è un grado di positività molto elevato distribuito gratuitamente dai nostri propri cani. Si sentono parte di una famiglia. Esatto, ci sono degli anziani che addirittura a proprie spese comprano dei premi, comprano delle cibarie, ci sono persone che hanno 84-86 anni che vengono alla nostra spiaggia perché si sentono coccolati da questi animali, da questi, ma non ha importanza se il cane è piccolo e grande, i pitbull che sono, è un cane particolare che dicono che è feroce questo o l'altro, nella nostra spiaggia dal 1 giugno al 10 settembre posso assicurare che non è successo assolutamente niente, i pitbull girano come gli altri cani, vanno vicino ai padroni, vanno vicino ai visitatori che li accarezzano, che giocano con loro, perché sono liberi, sono nella loro entità protetta che è la libertà del proprio cane, sono liberissimi di correre, di vagare come desiderano assieme ai loro padroni. Sono liberi. Dottor Chioppi, sentendo queste parole liberi, mare, acqua, sentendo parlare lei di questo pericolo che abbiamo, cosa si sente di aggiungere? Che innanzitutto l'amministrazione del comune di Lignano mi sembra sia molto ben disposta rispetto a questa questione molto sensibile, quindi è da approvare in pieno questa iniziativa.
Questo volontariato, perché certo, qui parliamo di volontariato certo, puro. Certo, però credo ci sia ancora molta strada da fare, ecco, questo sì, senz'altro. Cioè, in questi ultimi anni sicuramente l'ambiente è diventato un elemento centrale nella società, no? Tenuto certo. conto anche di quello che sta succedendo sul clima, no? Ecco, e quindi anche le amministrazioni comunali hanno capito che effettivamente il territorio va gestito in modo diverso. Ecco, questo è sostanziale. Faccio l'esempio che, ritornando al discorso della Pineta di prima, questo comitato che si è venuto a creare a Lignano, che riguarda la salvaguardia della foce del Tagliamento, ha proposto ad esempio di coinvolgere anche il comune di Bibione, no? Per poter allargare la Pineta di Lignano conglobando anche quella di Bibione. No? Perciò parliamo anche di Veneto. Certamente. E tanto per dire di quanto la sensibilità sociale rispetto all'ambiente sia cambiata, quest'anno è stata organizzata una barca che portava i ciclisti, che faceva attraversare il fiume Tagliamento da Lignano a Bibione, e mi hanno detto che c'erano code di ore per poter attraversare, proprio perché oggi è completamente la percezione dell'ambiente è diversa, ma anche la fruizione è diversa. Ad esempio, credo che oggi a Lignano ci siano più ciclisti che, come dire, gente che va in spiaggia. No? Pensate, perché sì. girano, vedono sì, esatto, il paesaggio esatto, meraviglioso che esatto. veramente avvolge, perché è una spiaggia, no. è un posto bello, ma anche sì, Bibione, sì. ma anche Iso, ci sono certo. queste piste ciclabili dove tu sì. giri in tranquillità e puoi vedere veramente sì. altri panorama, non solo il mare, certo. diciamo, la spiaggia. Io ad esempio a giugno, fine giugno, sono stato appunto a Lignano e ho verificato che la spiaggia che era adiacente alla pista ciclabile che percorreva la Pineta, la pista ciclabile era molto più frequentata, la spiaggia era quasi vuota, erano tutti in bicicletta all'interno della Pineta. Certo, e poi prosegue anche per la laguna, hanno fatto una pista ciclabile che poi certo. vedrete bellissima, che costeggia la laguna, e anche là abbiamo visto delle situazioni veramente incredibili da parte anche di stranieri che dicono questo è un posto meraviglioso. Certo. Senta, dottor Chiopis, ma qual è il problema più grande che ci attanaglia, quello che veramente ci fa un po' tremare? Di cosa dobbiamo aver paura secondo lei? Ma personalmente io ho paura del clima. Il clima? Il clima sicuramente sì. Cioè, io ricordo ai miei tempi che quando feci l'esame di ecologia, parlo del 1972-73, il mio professore aveva calcolato che la quantità di anidride carbonica entro 25 anni sarebbe aumentata di quello che effettivamente è aumentata. Cioè, le previsioni fatte allora valgono oggi, no? Ecco, quindi voglio dire, non è un qualcosa che ci si inventa, è un qualcosa di misurabile, no? Di scientificamente certo. No? Questo a me fa veramente impressione, no? Poi credo che sia sulla pelle di tutti, parlava prima Mastroianni, no? Che era un anno eccezionale, ma non era un anno eccezionale, ormai tutti gli anni sono eccezionali. No? Sempre più caldo, esattamente. Sempre più bombe d'acqua. Esatto, e io credo che questo problema lo si risolve innanzitutto allargando la cultura ambientalista, cioè sensibilizzando le persone a questi problemi, e sia la popolazione ma anche gli amministratori. No? Ad esempio, parlavo prima del Comune di Lignano in termini positivi, perché si sta cercando di, anche a livello urbanistico, no? di adeguare, di normare le cose in modo diverso, che siano effettivamente più, come dire, rispondenti a quelle che sono le esigenze di oggi, no? E questo è veramente importante, cioè ad esempio l'urbanistica va assolutamente rivista in questi termini. Certo. Cioè, urbanistica, è quella che difende il territorio, certo, difende l'urbanistica i paesaggi. Esatto, in termini sia di infrastrutture, quindi di viabilità, di collegamenti, ma anche proprio in termini di espansione urbana. No? Senta, dottor Chiopis, noi parliamo di spiagge libere, ma spiagge libere vuol dire anche pinete.
Secondo lei sono in pericolo le nostre pinete oppure parliamo un po' in generale, c'è una volontà anche secondo lei, vediamo cosa ci dice, da parte del nuovo governo, da parte dell'Europa, anche la prossima Europa vedremo perché fra poco andremo a elezioni, di veramente salvaguardare l'ambiente, creare delle figure veramente esperte per salvaguardare l'ambiente, che vuol dire salvaguardare la nostra vita? Sì. Senz'altro sì, cioè le cose rispetto a qualche anno fa sono sicuramente molto migliorate. Meno male, detto questo... da lei, meno male. Sì, sono migliorate. Non è detto che si siano risolte ovviamente. Certo, ecco. Però... Faccio l'esempio, ad esempio sempre a Lignano, tutta la pineta di Lignano di Viera, che sta fra diciamo il bagnasciuga e la strada, è in forte degrado, no? Sì. E molto spesso succede anche per ignoranza, che non solo per interesse, ma molto spesso anche per ignoranza, che non si salvaguardino questo patrimonio. Ho visto sempre quest'estate che hanno abbattuto dei pini che sono lì da decenni, no? Per metterci delle palme che non hanno niente a che vedere, insomma, no, le palme le lasciamo, non so, a Marrakesh. Ma non è. Ma senta, dottor Chioffi, quando noi vediamo anche in certi comuni, e spesso e malvolentieri vediamo queste cose, questo abbattimento di certi alberi, che noi diciamo, ma perché devono abbattere quegli alberi? Oppure fanno di quelle potature selvagge che rimaniamo veramente impressionati, che non dormiamo neanche alle notti, tutti questi mostri che vediamo per le strade. Lei l'ambiente come può muoversi per aiutare a diminuire questo scempio che stanno facendo? Dunque, anche in questo caso la questione è abbastanza complessa, non è così. Non è così banale. Le alberature molto spesso sono state fatte con tecniche sbagliate. Ecco. Per cui oggi ci ritroviamo ad avere, ad esempio, alberature di pino domestico dove non dovrebbero esserci, no? Che solleva, cioè, creando anche dei grossi problemi alla viabilità. Certamente, ad esempio, la questione delle potature invece è una questione diversa ancora. Cioè, si fanno le potature perché si sono messi alberi su strade troppo strette, no? E è anche vero che comunque la questione delle potature, al di là dell'aspetto estetico, che a volte è veramente orripilante vedere certi viali potati fin su, no? Impressionanti. Sono veramente impressionanti. Lì è una questione anche proprio di tecniche, no? Cioè credo che come dire, gli uffici tecnici dei comuni dovrebbero acquisire una maggiore... esperienza in queste cose. Ma secondo lei, allora, abbiamo poca gente preparata oppure è preparata, però anche questioni economiche delle volte portano a fare queste potature selvagge? No, questioni economiche no, perché cioè, più poti più spendi. Evidentemente. Ma se poti possono... tanto dura di più a lungo? Sì, certamente, indubbiamente, su questo non ci piove. Io credo che invece una soluzione sia quella di, ad esempio, di rinnovare, ecco, questo patrimonio arboreo che lungo le strade, no? Molto spesso molti alberi sono effettivamente pericolosi e dovrebbero essere sostituiti. Come nella foresta, la foresta è uguale, arrivata a una certa età poi l'albero viene tagliato oppure muore naturalmente e c'è la giovane pianta che cresce. E così dovrebbe essere fatto anche nel patrimonio arboreo della città. Dottoressa, io vedevo che lei, quando vedevamo queste spiagge, poi vedremo ancora questi animali, sentire questo volontario che parlava di anziani che si avvicinano a questi animali, per loro diventano una famiglia, addirittura portano qualcosina per aiutarli, è una cosa bellissima. Vedevo che lei quasi quasi era commossa nel sentire, nel vedere certe immagini. Sì, perché gli animali hanno un'influenza molto positiva sugli anziani. E... ad esempio in casa albergo abbiamo un gatto che si chiama Elio. E... ciao Elio! Ed è un gatto per il quale molte persone hanno un pensiero, magari prendono qualcosa da mangiare e ad alcune persone è stato proprio adottato. Il gatto di natura è un po' più riservato e ogni tanto ci diciamo che sarebbe bello avere un cane della residenza. I cani hanno le loro esigenze, quindi è un po' complesso, però le porte di tutte le residenze dell'ISRA sono aperte agli animali in visita. E tra l'altro a ottobre in casa albergo inizieremo ad avere una volta al mese una cagnolina Luce che verrà con una volontaria a fare attività con gli anziani. Abbiamo già fatto un esperimento ed è andato benissimo proprio.
Bene, allora noi adesso vediamo un altro filmato, abbiamo sentito un responsabile di Lega Ambiente, adesso sentiamo l'assessore di Legnano Massimo Brini. Siamo con l'assessore Massimo Brini e dove vi ho portato? Vi ho portato a Legnano Sabbia d'Oro, zona Faro Rosso, che poi l'assessore spiegherà, perché vedremo delle spiagge libere bellissime. Assessore, allora, cos'è questo Faro Rosso? Faro Rosso è una delle zone tipiche di Legnano Sabbia d'Oro, tra le più antiche, dove praticamente serviva per far passare le barche tra l'isola delle Conchiglie, cosiddetta, il vero nome sarebbe la Marinetta, e Legnano, e infatti il canale si chiama Porto Legnano. È una zona frequentatissima da tantissima gente, essendo tutta spiaggia libera, ha una sua clientela particolare. Allora, assessore Brini, da questo punto meraviglioso del pontile, cosa ci fa vedere? Fin dove arriva il nostro sguardo? Allora, dietro di noi vediamo Marano Lagunare. Sul lato a sinistra, sempre dietro di noi, vediamo l'isola delle Conchiglie o Marinetta. E andando con lo sguardo ancora un po' più verso sinistra vediamo l'isola di Sant'Andrea e ancora un po' più a sinistra vediamo Porto Buso con l'ingresso e un bel canale che porta anche navi di grosso carico a San Giorgio di Nogaro. E andando verso la mia destra si vede Marano Lagunare e Porto Legnano, l'inizio della laguna di Legnano, la bellissima spiaggia libera per i cani, il Tairi, la porta del mare e dopo si rispazia per Legnano. E la laguna di Legnano è un'altra parte della località non conosciuta da tutti i turisti, però è una parte bellissima di Legnano Sabbia d'Oro, dove a suo tempo nel 98-99 avevo ideato insieme all'amministrazione quella volta l'idea di fare una pista ciclabile che adesso è sfruttatissima tantissimo dai turisti, e questo ci riempie d'orgoglio perché la scelta che abbiamo fatto ci viene ripagata da tutti i turisti che apprezzano quella parte di Legnano. In questo momento siamo proprio vicinissimi dove inizia la spiaggia libera per i cani, ma non solo, per tutte le persone che vogliono venire in questo posto. Ecco, qua normalmente fino a metà settembre c'è il signor Mastroianni con il suo banchetto, con il suo ombrellone che accoglie i turisti, naturalmente è tutto a titolo gratuito, e dove gli indica più o meno dove posizionare l'ombrellone, eccetera, dove sono i servizi, dove sono i sacchetti anche per accogliere eventuali problematiche fatte dagli animali. E c'è tutto un servizio di accoglienza veramente unico, che in nessuna spiaggia libera credo lo si possa trovare, e proprio così, sponsorizzato da Lega Ambiente, di cui Mastroianni è un volontario. Questa è una spiaggia che si è venuta a creare negli ultimi 25 anni, prima c'era il mare, ed è una delle tantissime spiagge libere di Legnano, perché ne abbiamo una qua, ne abbiamo una dopo il faro, dopo ne abbiamo ancora una, dopo c'è la spiaggia per i cani a pagamento, c'è la spiaggia a pagamento, altra spiaggia libera, e altra spiaggia a pagamento, poi ogni 3, 4, 500 metri, dipende da cosa è previsto nel piano di utilizzo demaniale, ci sono le spiagge libere proprio per i turisti, perché anche noi come amministrazione siamo convinti che il mare è di tutti e possa essere utilizzato da tutti, se a pagamento per l'ombrellone, per i servizi che vengono dati, bene, se no, se uno vuole venire con la propria attrezzatura, c'è la possibilità di stare anche in spiaggia con la propria attrezzatura. Allora, io so che c'è stato un G20 sulle spiagge libere da parte di amministratori del territorio. Com'è andata, assessore? Beh, intanto è stata una bellissima iniziativa, sponsorizzata e voluta dal sindaco di San Michele al Tagliamento Bibione, e dove c'è stata la possibilità di confrontarsi fra le 20 spiagge d'Italia con il maggior numero dei turisti, noi siamo al settimo posto, e dove si è parlato di tantissime problematiche, dalla Bolkestein, che è quella che prevede i rinnovi delle concessioni demaniali dove vengono tolti i diritti di esistenza e diritti precedentemente acquisiti,
anche alle spiagge libere, perché c'è una pubblicità che adesso va abbastanza per la maggiore, dove le spiagge possono essere utilizzate da tutti, e non tutte le spiagge hanno il numero o la percentuale di spiaggia libera che teoricamente una volta era ipotizzata, no? Dopodiché la normativa è stata cambiata tantissime volte per quanto riguarda la spiaggia, e quindi diciamo in questo bailan di legge ognuno ha fatto più o meno quello che voleva. Con i pochi soldi che le famiglie hanno in tasca, poveretti ormai, avere la possibilità di andare in una spiaggia libera è una cosa molto importante. Certo, è importante voi da un punto di vista economico, ma voi anche da un punto di vista così di libertà che il turista può avere in una spiaggia libera, perché si può mettere un po' più indietro, un po' più avanti, mentre se vai nelle spiagge a pagamento magari ci sono solo tre ombrelloni liberi e devi prendere le file che magari non ti aggradano di più. Quindi bisogna dare ai turisti le varie possibilità di scelta. Secondo lei, Assessore, questi ombrelloni, queste spiagge così diciamo a pagamento, non sono un po' troppo care? Beh, noi siamo una delle spiagge dove gli ombrelloni costano di meno, e anche perché abbiamo una società che è la Lignano Sabbiadoro Gestioni, che fa da un lato un po' da freno per l'aumento dei servizi in spiaggia. Costano un po' di più a Pineta e a Riviera, dove la spiaggia è un po' più piccola, è più corta, quindi il numero degli ombrelloni è minore, però il personale che deve utilizzare è sempre lo stesso, come se ci fosse il doppio del numero degli ombrelloni, perché la distanza dall'ufficio è abbastanza e quindi camminare sotto il sole per i bagnini diventa faticoso se non sono almeno in due. Per cui a parità di spese loro hanno un numero di ombrelloni minore, quindi devono aumentare un po' il costo degli ombrelloni. In totale quanto lunga è la spiaggia? Siamo intorno agli 8 km e 2 di spiaggia. E qui non ci sono pontili? No, ci sono, allora c'è la terrazza a mare e poi c'è il pontile di Pineta. C'era un altro pontile a Riviera di cui ormai non c'è quasi più traccia, e c'è questo pontile del Faro Rosso, sono tre quelli rimasti. Perciò mare libero. Mare libero sì, però diciamo abbastanza controllato anche nelle spiagge libere, perché come comune paghiamo un servizio di salvataggio insieme alla Lignano Sabbiadoro Gestioni per controllare anche i tratti di spiaggia che sono liberi e quindi no, teoricamente potrebbero essere anche non sorvegliati. Allora, dopo aver sentito l'assessore Brini e dopo aver visto queste bellissime immagini, noi abbiamo l'Italia, guardate che è meravigliosa, da nord a sud, da est a ovest. Dottor Chioppi, cosa si sente di aggiungere? Che per quanto riguarda le concessioni, al di là della questione dei costi, che personalmente non voglio entrare, però sulla gestione attiva delle terre che sono state date in concessione, su questo si può discutere, no? Come dicevo prima, ad esempio tutta la Pineta di Lignano Riviera, cioè non la Pineta, il SIC, quella che è prospiciente il mare. Quella protetta, diciamo. Sì, no, non quella protetta, l'altra. È in condizioni veramente miserevoli. E quella protetta com'è, dottore? Quella protetta è bellissima. È bellissima. È bellissima, credo che debba essere assolutamente appunto protetta e vada anzi potenziata per una fruizione, diciamo, soft, no? Per una, sostenibile, come si dice, perché, ripeto, soprattutto tenuto conto della clientela, no? Cioè Lignano è frequentata soprattutto da tedeschi ed austriaci, i quali sono assolutamente sensibili rispetto a questa questione all'ambiente, no? E quindi credo che questa Pineta debba essere assolutamente non solo tutelata, ma anche, se possibile, fosse possibile l'amplierei, ecco. Allora, un appello che lei vorrebbe lanciare, diciamo, agli amministratori di questo territorio, quale sarebbe, dottor Chioppis? Al di là, cioè oltre alla questione del SIC, della Pineta, quella di avere un approccio diverso rispetto al diverso, diciamo, stanno già, come dicevo prima, cambiando, ma di avere un approccio
più coerente rispetto all'ambiente nel momento in cui si va a fare turismo, no? Cioè, quindi le scelte anche, ripeto, urbanistiche, no? Devono essere adeguate a questa questione, cioè non si può pensare di espandere all'infinito l'urbanizzazione, no? Ecco, credo che ad esempio l'urbanizzazione debba riconcentrarsi su quello che sull'urbano esistente, sul miglioramento dell'urbano esistente, no? Cioè anche riqualificando aree urbane che sono effettivamente degradate e cercando invece di, nel contempo di allargare le aree, come dire, naturali, ecco, questo senz'altro. Certo. Claudio, ti vedevo che guardavi, quant'è che non fai una vacanza? Non ti ricordi anni, più, è anni che non fai. Una cosa volta. Ti senti dentro di te quando vedi questo mare meraviglioso, questi posti che potresti andare, però per arrivarci ci vogliono dei soldini. Ti viene un po' una stretta al cuore, un sì, po' di nostalgia? Sì, tanto Mirella. Tanto, a cara. Avresti voglia anche tu di fare un po' di mare, anch'io, spiaggia libera. Andare via, lontano. Andare via lontano. Sai Mirella, a volte sono stanca. Sei stanca a volte. Ed ecco qua, vedete? Sì, bisogna capire certe cose, proprio uno non ce la fa più. A volte... va manca bene, il fiato. Va bene, si va avanti, però brava. Mirella, non è bello, non è una bella vita come tutti. Hai ragione, allora visto che non è una bene. Bella vita, sentiamo Leopoldo Bottero con il suo punto. Le diverse epoche storiche sono definite in base, per esempio, alle tecnologie, l'epoca del rame, del bronzo, del ferro. La nostra epoca sarà l'epoca del cemento, anche perché dove non ce n'è noi lo portiamo subito, perché è un indice di civiltà. Una delle ultime idee è stata quella, perché purtroppo abbiamo ancora un bosco di pino nero, no? Tra il Friuli e il Veneto, bello grande, 120 ettari, ma non c'è neanche un metro quadro di cemento. Io direi, approfittiamone subito e facciamoci un bel villaggio turistico, così poi la gente va da un'altra parte, perché guardate, la gente che viene in spiaggia non viene per il cemento, viene per altri motivi, forse non ve l'hanno ancora del tutto spiegato. Uno va in spiaggia o va in montagna per godersi un po' di natura che magari nelle città non la trova più o con difficoltà. Per cui direi, cerchiamo che la nostra età, invece di essere l'età del cemento, sia l'età del ripristino della natura, perché noi viviamo di quello, non viviamo mica di cemento. E gli alberghi bellissimi si possono fare anche 500 metri più in là o più in qua, dove non c'è una zona vincolata o una zona così naturalisticamente importante. Arrivederci a tutti. Come sempre preciso, puntuale, Leopoldo Bottero ha fatto il suo punto. E tu Francesco, vedendo queste immagini, sentendo queste dichiarazioni, queste interviste che ho fatto, poi sentiremo anche quelli che frequentano le spiagge cosa dicono, cosa ti senti di dire? Cosa vorresti avere più come giovane? Respirare più a pieni polmoni, aria libera, aria pura, sentire questo pino nero, vederlo? Cosa ti senti di dire Francesco? Sento di dire che... Ringrazio la mia famiglia di avermi abituato ad apprezzare l'ambiente, perché è qualcosa di fondamentale, veramente siamo in un'era in cui questa cosa, l'ambiente viene messo in secondo piano, anche per esempio il mese scorso ho voluto andare con la mia ragazza in tenda, in mezzo al nulla, proprio per essere a contatto con l'ambiente, ma so che sono anche tanti i giovani che vogliono questo, quindi in effetti veramente bisognerebbe far capire a chi di dovere che l'ambiente va lasciato così com'è, o comunque meglio, va curato, non bisogna appunto portare il cemento come diceva prima Bottero. Bene, allora guardiamo il secondo filmato che è veramente bellissimo perché fa capire anche quanto importanti sono le opinioni delle persone che frequentano questi posti. Andiamo a vedere. Sì, mi trovo molto bene. Si trova molto bene. Da dove viene lei, signora? Da Udine. Da Udine. E come mai spiaggia libera? Non so. Una scelta? Sì. Col suo amato cane? D'accordo. E tu cosa ci vuoi dire? Perché spiaggia libera e col tuo cane ti senti veramente libera in questa spiaggia? Sì, perché si sta meglio e comunque non devi pagare per andare semplicemente al mare, a stare bene, a stare con chi ami, anche col tuo cane. Sì, mi sembra più giusto.
E come servizi per il tuo cane cosa hai riscontrato? Ti trovi bene? Sì, bene, c'è l'acqua lì vicino anche per sciacquarlo prima di andare via. C'è spazio, c'è puoi mettere l'ombrellone, metterlo come vuoi, sì, ci sta meglio. Ma allora mi presenti questa meraviglia, come si chiama? Sofì. Sofì, ma quanto bella sei! Hai appena fatto il bagno, io ti ho visto. A lei piace stare nell'acqua? Sì, le piace. L'adora? Sì, adora l'acqua. È un po' paurosa con gli altri, però, che non è abituata, però sì, le piace qua. E tanti anni che venite a Lignano, in questa spiaggia? Sì, da sempre praticamente. E come giovane c'è qualche richiesta che volessi fare, visto che qui abbiamo anche l'assessore alle nostre spalle? Richieste particolari no, semplicemente di magari ampliare lo spazio. Ancora di più, dici? Sì. Così magari anche la domenica che è pieno si sta più comodi. Vedi tanta gente che vede. Sì. Avete sentito? Sentiamo anche questo ragazzo che è vicinissimo a Sofì. Ciao, come ti chiami? Lorenzo, tu cosa vuoi dire all'assessore? In questa spiaggia cosa trovi? Io mi trovo bene, da tanti anni che veniamo qua e quindi c'è lo spazio per il cane, lo puoi far correre, può stare tranquillo, libero. Poi sì, come ho detto anche a una mia amica lì, può andare a bere, può andare l'acqua per pulirlo, per dire bene. Ci sta bene. Sei soddisfatto allora? Sì. E tu, Sofì, sei soddisfatta? Bellissima. Come si trova in questa spiaggia? Da dove molto vieni lei? Molto bene. Io vengo dal lago di Garda. Ora, come mai dal lago di Garda? Perché il lago di Garda è innanzitutto molto affollato. Non c'è il mare, logicamente, il mio amato mare. E poi questa spiaggia qua veramente è una cosa fantastica. Tanto è vero che mi trovo con i miei amici, io sono originaria dell'Austria, però vivo 40 anni in Italia, perciò mi sento italiana. Tutti ritornano tutti gli anni con i loro cani. Perché si trovano bene. Poi è tenuta perché c'è la Lega Ambiente qui, che adesso hanno smesso il loro servizio, è tenuto molto bene, pulito, perciò posso solo dire bene. Allora, qui noi abbiamo l'assessore. Cosa vorrebbe dire l'assessore? Ah, l'assessore! Te lo presento. Complimenti! Eccolo qua, questo anno ero alla festa di chiusura di Mastroianni, quest'anno invece ero impegnato in un'altra manifestazione, quindi non sono venuto domenica. Ah, ho capito. Lei voleva... Ha sentito il mio parere, sì. Ma questo parere qui è voce anche di altre persone. Tutti questi amici qua vengono tutti gli anni e si trovano molto bene. E il suo amato cane come si chiama? Papito. E dov'è Papito adesso? Sta cercando di arrivare all'acqua. Papito, dove sei? Papito è stato maltrattato, poverino, perché quando aveva 3 anni ha preso una botta dai ladri, perché sono tutti ladri. Si può essere schiacciati dall'amore per il proprio cane? Schiacciati. Proprio schiacciati dal bene che gli vuole. Ma schiacciati no, perché credo che bisogna sempre tenere presente che sono animali e che sono i nostri amici, che devono essere trattati con tutto l'amore possibile, però non essere schiacciati. Che brava questa signora, io la ringrazio di questa intervista, la saluto e mi saluti anche il lago di Garda. Grazie. Però ci troviamo qui anche il prossimo anno. Complimenti. Sentite? Io Lignano, guardi, è veramente, io conosco Bibione, conosco Jesolo, ho viaggiato tanto anche nel sud, ma io i miei ultimi anni della mia vita spero di passare sempre qui. Saranno lunghissimi. Io spero, quello non è le nostre. Complimenti signora. Ciao Papito! Intanto ringrazio la signora per i bellissimi complimenti, ma poi volevo aggiungere che mia figlia, quando ho la giornata libera, viene proprio a godersi la spiaggia con il suo cane. Senti, ma non sarebbe veramente da dare un premio a queste signore, a questi turisti che vengono dal lago di Garda, vengono a Lignano, assessore? Perché allora non fare un bel premio a queste persone? In realtà c'è già, basta compilare un formulario che lo si trova alla Lignano Sabbiadoro Gestioni, si va dalla signora Angela, lo si compila e lì viene fatta interazione a mare ogni giovedì
una cerimonia di consegna di un premio, di una rosa nel caso delle signore, di un CD che riguarda. Io glielo darei proprio il premio a questa signora, sa, assessore. Guardi che se lo merita veramente, prenda i suoi dati, assessore. Ma la signora eccezionale. Parla anche il tedesco, ecco. Sente anche i commenti dei turisti austriaci. Ah, io sì, guardi che sono tutti, la maggior parte che conosco sono austriaci, entusiasti, e dicono, ieri è partita una coppia giovane. Mi hanno anche chiesto se sul lago c'è la possibilità di fare una vacanza di questo genere. Io ho detto, guardate, spiagge così non li trova di sicuro. E poi loro hanno detto, ogni anno sono 10 anni, diciamo, dove andiamo a Lignano. E noi con questo bellissimo sorriso di questa meravigliosa signora salutiamo Lignano e questa bellissima laguna e mare. Arrivederci. Allora, dottor Chioppis, l'ha sentito? Sì, assessore, sì tutto, però c'è il volontario di Legambiente che tiene pulita questa spiaggia, dove il turista arriva col suo cane o anche senza, in tranquillità, in questo meraviglioso habitat. Allora, Legambiente è importante, dovrebbero ascoltarvi di più, forse, dottor Chioppis? Penso di sì, penso di sì. Sicuramente sì. Cioè, Legambiente porta una cultura secondo me innovativa e Legambiente soprattutto si basa sulla scienza, è un movimento scientifico prima di tutto, e questo è il dato sostanziale, per quello riusciamo a fare quello che riusciamo a fare, ecco. E siete apprezzati dalle persone perché sì, il comune, sì, il sindaco, l'assessore, però la signora nomina Legambiente. Certo. Perciò è importante che queste spiagge siano anche pulite, tenute bene, certo. Le pinete siano rispettate. Perciò questo dovrebbe essere anche un incentivo per voi a migliorare anche voi sempre di più e continuare le vostre battaglie così importanti per noi. Ma sicuramente lo cerchiamo di farlo. Ripeto, il progetto che abbiamo in testa che riguarda... La pinetta di Lignano non è così banale e non è legato solo semplicemente, ripeto, alla pinetta, riguarda anche la pinetta di Bibione, che teniamo conto che la pinetta di Bibione è 4-5 volte più grande di quella di Lignano, quindi si verrebbe a formare un comprensorio naturalistico davvero eccezionale, no? Se si riuscisse a unire i due lembi, diciamo, no? Che stanno a destra e a sinistra del tagliamento, no? E speriamo di riuscire a farlo. Allora, ecco. Continuiamo questo viaggio con l'assessore. Allora, assessore, spiaggia, mare, ma qui siamo davanti a un bunker. Cos'è? Questo era un bunker tedesco. È costruito durante la Seconda Guerra Mondiale, dove praticamente qua alloggiavano alle mie spalle i militari tedeschi. L'ingresso è sulla parte destra del bunker e sopra, non so se si vede, c'è una piccola torretta dove si tirava sul coperchio e lì c'erano le mitragliatrici che sparavano e cannoneggiavano, perché c'erano anche dei cannoni per le barche che intendevano entrare attraverso il porto Lignano. Quindi siamo stati una spiaggia di avamposto, anche perché, visto che ormai stiamo parlando anche della Prima Guerra Mondiale, il confine era lì a Porto Buso, esatto. Quindi subito dopo l'isola di Sant'Andrea, quindi qua eravamo proprio in mezzo ai due fuochi. Ma proprio in mezzo ai due fuochi, perciò anche questo è un ricordo della Grande Guerra. Sì, questo qua, sì. Mio nonno, che ha vissuto la seconda, mi diceva ogni tanto che si stava meglio con gli austriaci che non con gli italiani, perché gli austriaci, questo lo diceva lui, era nei suoi racconti quando ero piccolino, diceva che davano poi sempre qualcosa da mangiare, davano la cioccolata, davano i booster, così, mentre gli italiani portavano via un po' quelle che erano le poche provviste che avevano a casa. Avete sentito? Anche questi sono ricordi. E adesso dove andiamo? In laguna. Andiamo! Allora, assessore, dalla ciclabile siamo passati nel cuore della laguna. Ci spieghi? Questa è stata un'idea avuta da me e dal mio capogruppo di allora, il dottor Zatti, di fare una pista ciclabile lungo la laguna di Lignano, perché tantissimi turisti conoscono il mare e la spiaggia, ma non questa parte di Lignano che io trovo incantevole.
E quindi siamo impazziti per portare a casa il progetto, anche perché una parte dell'argine di competenza del Consorzio di Bonifica, una parte del Genio Civile e sopra la competenza era del Magistrato delle Acque di Venezia. Per cui riuscire a portare a casa quel progetto è stata una fatica immane, però ci siamo riusciti ed è la pista ciclabile molto utilizzata sia da chi va in bicicletta sia anche per correre. E perché corrono prima di tutto in mezzo alla natura, anche se sulla parte sinistra, andando dalla punta di Lignano verso Pineta, il Tagliamento, anche se sulla parte sinistra ci sono anche delle case, però la strada è pochissimo frequentata, per cui l'aria è pura, e poi si assiste a un panorama, si vede un panorama fantastico, e poi quando si viene qua in orario di tramonto, credo che sia uno dei più belli che si possa ammirare. Esatto. Quanto bisogna salvaguardare e tutelare l'ambiente, ma soprattutto tutelare quello che è il bene pubblico, l'aria, il mare, le acque? Ci giochiamo il futuro come località turistiche su queste cose, per cui se noi non iniziamo veramente a salvaguardare, come fortunatamente qua a Lignano stiamo facendo da tantissimi anni, l'ambiente, ma anche tutte quelle peculiarità che sono tipiche di una zona e altre zone non le hanno, noi ci giochiamo veramente il nostro futuro. Cosa vuol dire pescare su un ambiente meraviglioso come questo? Sì, allora, questo è un meraviglioso posto, qui possiamo pescare, possiamo riposare, è veramente un posto buonissimo. Allora, tu come quanti anni hai? Io sono 32. 32. Cos'è che distingue Lignano da altri posti? Lignano è più bello, devo dire, veramente. È più bello? Sì. No, non lo so che devo dire, però noi stiamo ogni anno qui, due o tre volte da un anno, arriviamo sempre qua. E questa laguna meravigliosa cosa ti ispira? Che pesci prendi? Non lo so come ti chiami. Qualsiasi pesce. Però ci sono molti pesci, c'è tutto qua. Questo che possiamo guardare anche qui, da tutte queste, da laguna, cioè, è meravigliosa. Che ti devo dire? Ecco, noi gireremo un pochino perché faremo vedere solidarietà, però faremo vedere anche volontariato, ambiente, perché speriamo che per una volta almeno l'italiano capisca che dobbiamo rimanere più in Italia. Abbiamo dei posti meravigliosi, che prima proprio si parlava anche con degli addetti ai lavori, dicono anche quest'anno gli italiani sono mancati, sono andati all'estero e non sono rimasti nelle nostre meraviglie che abbiamo. Questo qua, lei, dottor Chioprich, a cosa deduce che prendono queste decisioni e tendono ad andare sempre più lontano e danno un paese, ci chiamano il giardino del mondo, da belli che siamo? In realtà me lo chiedo anch'io, perché se si pensa ad esempio al che, se è vero che siamo uno dei paesi più belli del mondo, dove si mangia meglio, non capisco perché siamo al quinto o sesto posto come fatturato del turismo, no? Non so, io sono stato in Spagna ad esempio anche per questioni familiari, ma devo dire, senza nulla togliere alla Spagna, che ha un fatturato turistico molto superiore al nostro, non si capisce quale sia la ragione. Probabilmente la ragione è anche legata anche all'organizzazione del turismo complessivamente. Sanno vendere meglio i loro prodotti, sì, secondo lei, dottor Chioprich? Probabilmente sì, i francesi sicuramente sì, ma credo anche gli spagnoli. Penso che è una questione di organizzazione, ma anche di avere un'idea, no? Cioè di avere un progetto, no? Non so se c'è un progetto nazionale sul turismo, non credo, non mi dà l'idea. E come non c'è un progetto, dico una sciocchezza, di tipo industriale. Se una volta nell'immediato dopoguerra c'era un progetto di industria, no? Si pensi all'IRI, no? Alla Cassa del Mezzogiorno, che ecco, oggi è sparito tutto. E quindi, questo è un danno anche economico? Assolutamente sì. Per cui se c'è una politica turistica regionale, e in Friuli Venezia Giulia c'è un piano regionale per il turismo, non c'è, che io sappia,
un documento simile a livello nazionale, ecco, quindi credo che questo... Basterebbe che copiassero qualcosa, insomma. Sì, 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 ecco. E tu, Francesco, cosa vuoi dire? Sentendo anche questi numeri, questi cifre, tu che giri anche con la tua ragazza, questi ragazzi giovani che vanno in giro per il mondo, come mai l'Italia è così poco vista? Cioè vediamo code di stranieri che vengono a visitare noi e noi invece che abbiamo i beni in casa, abbiamo il giardino di fronte, non apriamo mai il cancello oppure andiamo a vedere qualcos'altro e non sai neanche cosa c'è all'interno di quel cancello. No, assolutamente vero, cioè mi è capitato appunto di girare Francia, ma anche stare appunto andare anche oltreoceano, ma comunque i luoghi che abbiamo qui in Italia non ci sono da nessun'altra parte, quindi in effetti è inspiegabile come mai appunto succeda questo. Forse sì, ci deve essere a livello proprio generale, nello Stato in generale, forse ci deve essere data più importanza al turismo e alle zone turistiche. E allora, visto che manca questo progetto, sentiamo il tuo progetto. Qual è l'obiettivo di questo progetto che tu cerchi di portare nelle scuole? Cos'è? Beh, il progetto si chiama Cara Sla e nasce da un'esperienza che ho vissuto scrivendo il libro con Mauro Benetton, malato di Sla dal 2014 e che si trova costantemente, come si è visto anche prima, paralizzato su un letto. E l'esperienza di scrivere il libro con lui è stata fantastica e non poteva fermarsi al libro. Proprio quella volta c'eri anche tu alla presentazione ufficiale del libro alla libreria Canova di Treviso, dove era presente anche Rete Veneta con una diretta. Mauro ha lanciato un messaggio ai presenti, oltre a ringraziarli per essere stati lì, ha anche detto sarebbe bello, sarebbe meraviglioso che il messaggio del mio libro arrivasse anche a tutti, in particolare ai giovani. In quel momento mi si è accesa una lampadina e ho detto bisogna fare qualcosa e quindi si sono poi subito unite delle persone per aiutarmi. Mirella, il fatto di essere qui oggi, ti ringrazio veramente pubblicamente perché è meraviglioso, ma si sono poi unite anche altre persone come Patrizia Nappe, Elvira Durante, Danilo Vizzini, tutte persone che si sono unite per dare supporto a questo progetto. Ed oggi ufficialmente viene pubblicato, quindi da domani arriveranno alle varie scuole, l'avviso arriverà dove verrà appunto presentato nel dettaglio il progetto. Allora possiamo fare anche un appello all'assessore Elena Donazan, l'assessore regionale che si occupa di scuola, si occupa di cultura. Cosa vorresti chiedere all'assessore? Vediamo. Chiedere all'assessore se sia possibile aiutarci ecco, in questo progetto perché possa arrivare il messaggio di Mauro in tutte le scuole. Il progetto prevede appunto un incontro con dei ragazzi, un incontro che può essere aperto sia ad una classe come invece a più classi e in un tempo di 45 minuti, quindi un'ora scolastica più o meno, e si va a raccontare tutto quello che è successo e si porta un messaggio di vita, di speranza, di amore, di coraggio appunto a tutti i ragazzi. Quindi credo che sia un'opportunità, come appunto è stata un'opportunità per me, credo che possa essere un'opportunità anche per i ragazzi che verranno a conoscenza di questo progetto, di questa storia. Allora, visto che parliamo di speranza, andiamo a vedere quanta speranza distribuisce il Banco Solidale ogni mercoledì con i volontari. Andiamo a vedere. Ecco, mi è arrivato il furgone vostro qua dei Veneti con cosa all'interno? Tappeti. Perché questa mattina e anche la prossima settimana distribuiremo dei tappeti che le persone ci hanno portato, che sono anche molto belli, e così avremo anche un qualcosa in più perché anche il tappeto ripara un po' dal freddo invernale, in qualche casa serve, e allora noi stiamo appunto scaricando questi tappeti, adesso li portiamo al banco e poi li regaliamo alle persone che ne hanno bisogno o che lo richiedono. I tappeti teatro servono anche per abbellire un po' le case, cioè anzi il tappeto ha una funzione. Ma soprattutto per riscaldare i pavimenti, che non sia proprio freddo, perché in certe case abbiamo delle situazioni veramente terribili, perciò anche un tappeto può essere d'aiuto ed è molto importante. Dell'Isra, come mai è qua? Sto accompagnando un utente, diciamo, ogni 15 giorni. Quindi l'Isra fa anche questo servizio di accompagnamento a sì. Persone che non possono... Certo, mezzi. Certo, assistenza a domicilio. Vediamo
abbiamo persone nuove adesso. Sì, sono dei ragazzi giovani che fanno il volontario, sono molto contenta perché anche questo vuol dire integrare, nel senso che Daniel non lavora ancora, speriamo che trovi un lavoro, voi l'avete già conosciuto. Allora lui si è offerto appunto di darci una mano quando ha aperto il banco solidale per fare l'accoglienza e perché si deve imparare un po' tutto. Fra poco Tariq lo perderemo perché inizierà a scuola, però è venuto tutta l'estate, è stato bravo, si è integrato bene, è andato anche nell'orto e poi è giusto far capire a queste persone anche il valore delle cose che facciamo e quello che diamo. Ecco, perché sono appunto anche loro che cercano di darsi da fare e questa è una cosa bellissima. Anche perché dicono che i giovani non hanno voglia di far niente, invece non è assolutamente vero. Come non è vero che non hanno voglia di lavorare, Daniel è qui, vivo e vegeto, però lavoro non ne trova nonostante i suoi curricula li porti dappertutto. Adesso deve diventare meccatronico, perché non passa più meccanico, deve fare meccatronico, l'abbiamo saputo l'altro giorno, adesso speriamo di trovare un'azienda e fare questo percorso. Sto registrando quelli che arrivano e ogni persona che arriva mettiamo un segno, per così possibile è tutto in regola, insomma. Poi ad ogni persona nuova che arriva facciamo compilare queste certificazioni qui. Il reddito non deve superare i 3.000 euro, altrimenti deve essere rilasciato dal comune di residenza un'altra certificazione che li lascia venire lo stesso a prendersi il cibo. Fatto questo, rilasciamo il cartellino e un regolamento interno che deve essere rispettato naturalmente, che non è così intransigente, ma ci sono dei punti che è meglio che siano rispettati, insomma. E tra cui c'è di portare 3 borse pulite, cellulari spenti, a sapere la lingua, l'italiano, essere puliti. I bambini devono lasciare liberi gli spazi. In caso di raffreddore chiamare un volontario. Non si deve gridare, non si deve alzare la voce. Non si entra con la macchina se non autorizzati. Il terzellino è nominale, quindi non deve poi venire un'altra persona a fare le sue veci. Allora, sono arrivati quaderni, penne, astucci, colori, oggetti per la musica, grembiuli, regali e speriamo di accontentare tutti. E sono arrivati anche gli zaini e un po' di tutti i generi. Qua è arrivato del formaggio, c'è gente che ci ha portato della pasta e un po' di generale, legumi, passata, quella roba là, che continuano a portare molto gentilmente le persone che vengono qua a portarci alimentari. C'è stata anche tanta affluenza di gente che portava roba alimentare, così abbiamo pareggiato la roba che non è arrivata da Verona, perché il mese di agosto a Verona non si può andare perché è chiuso. C'è delle sufficienze per arrivare bene qua a metà mese, che andiamo a Verona a riprendersi i nostri viveri a Verona. Questa ce l'ha portata la signora Anna Maria, che ogni tanto ci porta della pasta, vari viveri. Viene sempre una che frequenta veramente il banco solidale. Quanti pacchi saranno? Saranno una decina di pacchi da chilo, saranno 10 kg di pasta. Allora, sono volate queste 2 ore, siamo in chiusura, apriamo un'altra busta che è arrivata anche questa settimana, abbiamo incominciato una nuova stagione e però cominciamo anche con le nuove buste. Ringraziamo anche Graziella che tempo fa ha portato un'altra busta, vediamo cosa c'è dentro. Qui ci sono, guardate, 200 euro, vediamo se è scritto almeno chi li ha portati, speriamo di riuscire ad aprire la busta.
Aldo da Silea. Grazie Aldo, grazie tantissimo. Dottoressa, io so che lei vuole portare a conoscenza un qualcosa, velocissima perché sono veramente volate. Cosa ci vuole dire? Allora, il 21 settembre è la giornata internazionale dell'Alzheimer e quindi l'ISDRA, in collaborazione con il Comune, con l'USL, organizza questa camminata solidale domenica mattina, 23 settembre. Ci troviamo alle 9:15 davanti a Porta San Tommaso, partenza alle 9:45, camminiamo un'ora e poi alle 11 ci ritroviamo in piazza Santa Maria dei Battuti per l'inaugurazione di una mostra dove i protagonisti sono gli anziani che interpretano famose opere d'arte. Vi aspettiamo. Dottor Chiappes, con quale saluto ci vuole lasciare? Con la speranza, a me piacerebbe tantissimo, veramente, non per di riuscire a unire la sponda veneta con quella friulana con una bellissima pinetta. Bellissimo, dottor Chiappes. Speriamo. Mai dire mai. Mai dire mai. E invece il nostro Stefano Vendramini, ricordando questo meraviglioso ragazzo che era suo figlio Tommy, con quale canzone ci lasci? Mi lascio con una canzone di Battiato, La Cura. Bellissimo. Allora ti ringraziamo tanto, grazie tanto, tanto. In bocca al lupo, Stefano. Grazie. Un saluto a Francesco, un saluto a Claudia, ma sai che noi ci rivediamo e sentiamo la vostra... nostra canzone, perché è dedicata a noi tutti, ma soprattutto a voi che con il vostro contributo avete aiutato Marcellino Pane e Acqua. Dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori e dagli spazi di umore, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. E io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato, chissà, non hai fiori bianchi per me. Più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. D'amore, inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei il mio essere speciale e io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.